Godersi una giornata di mare su una spiaggia libera non sempre è possibile, che troppo spesso le concessioni balneari decennali si trasformano in proprietà di fatto. Allora Francesca Sancin, dopo Ostia, è andata a vedere com'è la situazione a Pozzuoli. Ci siamo tornati qua. Vuole deve andare alla spiaggia libera. Sì. Ma la spiaggia libera sta qua. È il signor Giovanni là. Sì, purtroppo io sono io sempre qua. Se accede la spiaggia libera con la chiave. Per uscire urliamo il suo nome, urliamo Giovanni e lei ci riapre. Pozzuoli, qui siamo su una spiaggia libera, però tra due ali di cemento e un ritaglio di spiaggia, che effetto fa? Vedere il mare e poi il cemento non è un bel accostamento. Un muro di cemento che corre fino al mare, anzi ci si tuffa dentro e anche camminare lungo la battigia è impossibile. L'accesso è chiuso e ci sono strutture di fortuna che impediscono comunque ai bagnanti di poter transitare. Questi ostacoli non sono qui da ieri. Ovviamente questa è la contropartita di quando le concessioni vengono prorogate di anno in anno senza un controllo. E per dire no a tutto questo, con Legambiente avete presentato una diffida contro la proroga delle concessioni balneari previste in legge di bilancio. Riteniamo proprio che la temporaneità della concessione possa agevolare la qualità del servizio. Non è giusto che i cittadini non possano godere di un bene che è comune, del mare pulito e libero e soprattutto di un'accessibilità adeguata. Questo è il Lido Augusto, una zona pericolante, in stato di abbandono. E a quella spiaggia libera che vediamo laggiù, non è possibile accedere in sicurezza, si può passare solo attraverso questa banchina completamente rovinata a ridosso di questa struttura fatiscente ormai da anni.